SCP-033 deve essere trascritto su un qualsiasi foglio, di forma irregolare e lavorato a mano, di carta, papiro, tela o pergamena, quando non è coinvolto in nessuna attività di studio. È preferibile che la superficie scrittoria non abbia bordi paralleli, che gli angoli siano arrotondati e che la lunghezza di ciascuno dei lati non sia uguale. Quando contenuto in questo modo, il foglio deve essere conservato in un deposito di stoccaggio blindato ad almeno 30 metri da qualsiasi computer o dispositivo su cui sia possibile scrivere. È strettamente necessario tenere un registro di chi si avvicini oltre a questa distanza da SCP-033 e di conseguenza anche chi successivamente si allontana. Quando viene rimosso per motivi di studio, SCP-033 deve essere copiato dal personale di classe D in una lavagna bianca che abbia le caratteristiche di sicurezza sopra descritte. Dopo il trasferimento, il foglio su cui era stato trascritto l'elemento va incenerito al più presto. L'osservazione e lo studio deve avvenire in una sala conferenze, ad almeno 30 metri da qualsiasi computer o piattaforma su cui sia possibile scrivere, ed è impossibile visualizzarlo per più di 2560 secondi. Tutte le osservazioni o note devono essere fatte sui materiali prima citati. In nessun caso, le note in materia di SCP-033 possono lasciare l'impianto di stoccaggio o essere inserite in un dispositivo di elaborazione dati. Precisamente al 2000° secondo dopo aver iniziato a visionare SCP-033, la ricerca deve fermarsi e l'elemento deve essere trasferito su un nuovo foglio e conservato dal personale di classe D. La lavagna bianca utilizzata nella ricerca dovrà essere incenerita nel più breve tempo possibile dopo il trasferimento, indipendentemente dal fatto che SCP-033 sia scomparso naturalmente dalla sua superficie dopo 2560 secondi. Se le procedure di sicurezza dovessero arrestarsi o semplicemente rallentare, gli effetti deleteri di SCP-033 sono sconosciuti. Si teorizza che i bordi irregolari e la lavorazione artigianale in qualche modo interferisca con la logica che permette a SCP-033 di funzionare. SCP-033 è stato scoperto dal personale di una squadra speciale della Fondazione, su un tovagliolo sporco irregolare e lacerato nella città universitaria di nel novembre del 1900. SCP-033 appare come un insieme di complessi simboli matematici, alcuni semplici e identificabili anche da uno studente alle prime armi, altri interpretabili solo da personale altamente colto in ambito matematico. La somma dei simboli è uguale al numero intero precedentemente sconosciuto, designato Theta Prime dal professor, di valore intermedio tra e. Poiché tutti i calcoli matematici moderni vengono eseguiti senza conoscere o senza usare SCP-033, la sua introduzione in qualsiasi sistema organizzato senza esso potrebbe portare all'erosione numerica e dell'eventuale integrità strutturale del sistema stesso. Se trascritto su qualsiasi altro tipo di materiale, SCP-033 diventa incomprensibile in 2560 secondi esatti. Inoltre, l'oggetto ha mostrato l'abilità di saltare da un materiale di 033 safe ad un materiale manufatto elettronico che può destabilizzarlo in almeno un caso, e richiede la distanza di sicurezza di 30 metri per gli oggetti elettronici o i prodotti non 033 sicuri. Non ci sono norme su depositi elettronici non 033 safe. Dei progetti di ricerca operativa sono dedicati all'applicazione di SCP-033 come fattore neutralizzante per potenziali ostili e macchine con logica basata sugli oggetti SCP. Seguono commenti chiarificati dal professor per lo staff non specializzato nel documento 033A. Gli effetti possono essere rifletti nel documento 033Q. Ogni bambino di una qualsiasi scuola elementare sa che 2 più 2 fa 4, solida certezza matematica che l'ordine numerico ed il corrispettivo valore di ogni cifra è la base di tutti i sistemi basati sulla logica. Sappiamo che dopo 2 vi è 3
e dopo il 3 troviamo il 4. Questa formula dimostra che abbiamo perso un numero da qualche parte. Immaginate se tutta la nostra tecnologia fosse basata sulla convinzione che dopo il 4 venisse il 6. Noi semplicemente non riusciremmo a concepire il 5. Questo è in sostanza ciò che questa formula rivela. Ci manca un numero. Non so dire perché i fogli artigianali funzionino meglio. Posso solo supporre che essi spiazzino la prevedibilità matematica in due modi. Uno, l'irregolarità del processo di lavorazione dovuta ad errori umani eliminano eventuali tracce di irregolarità che dovrebbero essere presenti in una macchina. Due, i bordi irregolari sembrano confondere in qualche modo l'SCP, come se la ricerca di una nuova superficie dove autocopiarsi venisse rallentata. Ad ogni modo, alla fine riuscirà nel suo intento. Non credo sia stato ideato per distruggere. Tenta di integrarsi nel nostro sistema, ma esso non lo regge. È come cercare di infilare un libro in uno scaffale troppo pieno. Forse con un martello ci si riesce, ma alla fine la mensola scoppierebbe. Se si diffonde su internet, noi... SCP-033 trascritto su un singolo foglio standard di 8,5 x 11 pollici, in seguito chiamato X1. Un secondo foglio della stessa carta, in seguito chiamato X2, collocato a 30 cm esatti da X1. Iniziano ad apparire i primi segni della formula su X2. X1 rimane. L'intera formula è quasi completamente comparsa sulla superficie di X2. X1 rimane invariato. Su entrambi i fogli compare l'intera formula. I simboli sono ancora ben visibili. I simboli su X1 iniziano a diventare incomprensibili in seguito al rapido deterioramento del foglio, che sembra essersi coperto d'acqua e di una sostanza gelatinosa. Sulla superficie di X2 la formula è ancora visibile. X1 non è più visibile. La parte liquida sembra essere evaporata così come la gelatina. Anche X2 sta avendo lo stesso processo descritto per X1. I simboli sono incomprensibili. Non compare più niente sulla superficie di X2, l'acqua e la gelatina sono evaporate. Due nuove scoperte provenienti da Pakistan suggeriscono che Theta Primo potrebbe essere stato scoperto in modo indipendente. Alcuni studi hanno rivelato che, in primo luogo, il noto matematico era riuscito a smentire la teoria di Riemann, dimostrando contemporaneamente che non esiste un vero controesempio. Dato che ciò potrebbe significare che non esiste eccezione alla teoria, la nostra nuova cifra e questa potrebbero essere correlate. Il secondo studio riguarda la disattivazione della rete militare locale. Gli agenti SCP devono essere trasferiti lì immediatamente per interdire l'area militare e mettere in sicurezza il breakout.